Va bene, grazie a tutti. Siamo a presentare l'ultimo innesto del trattato. Vi ringrazio anche perché l'ufficialità ci è mai arrivato formalmente alle 11 e vi vedo comunque presenti numerosi. La parola al direttore sportivo Stefano Spock, poi seguirà le dichiarazioni del giocatore Raffaele Schiavi e l'intervento del direttore di gestione del volontario di Cosentino. Grazie. Allora, buongiorno, buongiorno a tutti, siamo qua per presentare ancora l'ultimo arrivo di tempo nella nostra società. Si tratta di un difensore centrale, Raffaele Schiavi, che è diventato vice per i primi 3 anni, ha giocato praticamente Serie A e 2 di B. È un giocatore che viene ad arricchire il nostro reparto arretrato, un giocatore che si è inseguito per molto tempo, una trattativa che si è conclusa, diciamo, l'ufficialità è arrivata alle 11 di stamattina, cioè, è una cosa fresca. Sono arrivato qua per cercare di darci una mano, come detto, insieme ai miei compagni, insieme ai miei compagni che sono arrivati le scorse settimane, per poter permettere alla squadra società di fare meglio rispetto all'anno scorso, che questo è l'obiettivo di quest'anno, e di fare un campionato un po' più tranquillo di quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Siamo contenti di averlo qua, è un giocatore che ci darà anche esperienza, diventerà dei problemi importanti, e perciò adesso ci devo fare qualche domanda che sarà lì a rispondere alle vostre esigenze, diciamo. È un prestito? Con diritto di scatto? Cos'è? Sì, prestito. Si era già parlato di te qualche tempo fa, un ipotetico scambio con Gavardi, in cui ci sei arrivato direttamente. Ti aspettavi questa soluzione, ti stai aspettando adesso negli ultimi giorni? No, veramente, buongiorno a tutti, veramente dall'inizio di tiro che c'è stata questa cosa con Vicenza, e devo ringraziare soprattutto la società e il direttore sportivo che mi hanno voluto fortemente qui, perché c'erano anche altre squadre che mi volevano. Ma per la storia e per l'importanza ho scelto Vicenza. Devo dire la verità, all'inizio è stata Lecce che non ha voluto fare nessuno scambio, però io insisto, la cosa si concludesse proprio questa mattina. Tu hai fatto tutto per campionato così? Sì, ho fatto tutto il giro con Lecce, quindi ho fatto tutta la preparazione, sono pronto per giocare, sto bene fisicamente. Posso promettere impegno, tanto sacrificio, sperando di fare un buon campionato, perché la piazza di Vicenza con me. Tu arrivi da una promozione, quindi non riesci mai a campionato cadetto. Ho vinto già 2 campionati a Lecce, quindi conosco molto bene il campionato di Serie B, un campionato molto duro e lungo. La cosa che posso dire, la nostra forza l'anno scorso di Lecce è stato il gruppo. Perché se nel gruppo c'è la leale concorrenza si può fare molto bene. Tra l'altro provi qualche compagno? Mi trovo Elvis, a Muscari, Alan Barley, abbiamo vinto già il campionato insieme. C'è più campionati diversi. Tu sei un centrale di destra, quindi hai giocato anche a destra. Per me non c'è un problema, posso giocare sia centro-destra che centro-sinistra. Sì. Anche per me? Sì, con Papadopoulo 4 anni fa giocavamo a 3. Sì, sempre dell'altro. E siccome dall'esterno magari sbagliamo un po', noi vediamo che Vicenza è un po' debole, ha poche alternative nella difesa 4 sull'esterno destro, non a livello di centrale. Cioè, nasci e muori come centrale di difesa o sei adattabile secondo te anche al ruolo di esterno destro? Ma volendo posso fare anche il ruolo di terzino destro, sono stato adattato da Beretta 3 anni fa in Serie A, non ho avuto problemi giocando. Sì, dopo aver vinto il campionato a Lecce, non avevi magari desiderio di giocarti o le chance in Serie A? Ma sai, io ero da 6 anni a Lecce, avevo voglia di cambiare, avevo voglia di trovare nuovi stimoli, perché ho visto dopo 6 anni per stare in una piazza. Sì, ho vissuto belle cose, però avevo voglia di cambiare e Vicenza mi ha dato l'opportunità. Devo ringraziare, come ho detto prima, soprattutto il direttore sportivo e la società di presidente che mi ha dato fortemente.
Io ho avuto Marat per qualche mese a Brescia. Sì, sono stato con lui a Brescia, quindi già lo conosco, è un ottimo allenatore, spero di fare bene insieme. Ti ha già parlato? Sì, sì, già abbiamo parlato, quindi da oggi già sono a disposizione della squadra. C'è una partita appunto importante del sabato, che tu sei a disposizione, insomma. Sì, sì, io sono a disposizione, come ho detto, ho fatto il ritiro con il Lecce, so bene fisicamente, quindi per me non ci sono problemi. Se ti dicevi, dice ovviamente la tua carriera, sei esperto di questo campionato, secondo te cos'è che serve di più per un campionato come la Campania? Ah, come ho detto prima, serve soprattutto il gruppo. Il gruppo deve essere unito, compatto, ci deve essere leale concorrenza e soprattutto bisogna dare continuità ai risultati, perché il campionato di Serie B serve molto. E soprattutto attraverso la continuità dei risultati si può fare bene. Quindi dal punto di vista dell'inserimento in un reparto tu arrivi al campionato iniziato, che è sempre non una situazione proprio ideale, perché la squadra ha già fatto la preparazione, ha lavorato su certi schemi, sul modo di stare in campo, però mi dà di capire che problemi non dovresti avere giocando in centrale, insomma, in e oggi sono a disposizione del mister, poi è il mister che deciderà, io prometto di impegnarmi e alla fine è il mister che fa le scelte, per me non ci sono problemi. Perché a Lecce si è lasciato male, sì, da quando abbiamo capito bene no, cioè, all'inizio campionato c'erano queste voci che doveva andare via, forse allora ha dato un po' fastidio dopo 6 anni, però niente di che, questione vera, tanti anni magari sì, se ne credo ci sono rimasti un po' male di questa mia scelta, perché lo dire, è stato protagonista delle sì, ho vinto 2 campionati, promozioni, credo per questo sono rimasti male. Anche perché comunque sei in prestito qui, no? Quindi al di là del diritto di riscatto su tutto, a proposito, su tutto il caso di me, che hai Vicenza, teoricamente potresti poi rientrare a Lecce e aggiungere l'anno prossimo. Vabbè, per quest'anno sono qui a Lecce, spero a Vicenza, spero di fare bene qui a Vicenza. Poi l'anno prossimo si parlerà. C'è solo il diritto di riscatto anche il conto di riscatto fatto da Lecce? Solo di riscatto, fissato. Allora, Vicenza, fissato. Fissato la cifra? Certo. È stato un prestito oneroso con diritto di riscatto da parte di Vicenza per tutto il cartellino, e senza conto di riscatto, senza compagnia così chiusa. Ecco, diceva che Cristianini risponderà bene. Ci ha detto ieri sera che di fatto. Di fatto penso che Stefano possa rispondere anche meglio di me, visto che ha un rapporto quotidiano con Paolo per le trattative, però. È un diritto, è un prestito di no, Paolo ieri sera ci diceva che suo arrivo avrebbe di fatto chiuso la campagna di fine entrate. Sì, sì, perché adesso ci dobbiamo occupare maggiormente del mercato in uscita. Dobbiamo... Se poi l'ultimo giorno siamo... Però devo dire una cosa. Si potrebbero essere chiuse le entrate nel calcio mercato, però visto che se c'è la possibilità di arricchire la società, non ha mai diciamo, messo il veto su niente. Se c'è la possibilità di poter migliorare questa squadra, e questo va ringraziato alla società, alla proprietà che ha sempre messo a disposizione la disponibilità per vedere delle alternative, questo sicuramente. Adesso come adesso potrei dire che siamo a posto, bisogna occuparsi di qualcosa in uscita perché siamo in tanti e poi non tutti giocheranno, non c'è giusto mandare, però un ringraziamento sicuramente che voglio che venga fatto da parte della proprietà, perché non ha mai messo nessun fermo a nessuna decisione da parte dell'area tecnica, perciò ci ha messo sempre la piena disponibilità a vedere soluzioni nuove, sempre per migliorare, mai per fare qualcosa per farlo andare. Perciò la ringraziamo. Una domanda per Stefano e una per Raffaele. L'arrivo di il suo arrivo, ecco, era in qualche modo
un'operazione già ipotizzata oppure ha avuto un'accelerazione dopo le ultime le due partite ufficiali per cui avete visto magari qualche necessità? Mi sarei aspettato questa domanda, perché come abbiamo visto venerdì, come qualcuno ha scritto, logicamente si sono commessi degli errori, però la Ferrari era un obiettivo che c'era da tempo, e noi sapevamo che nel ruolo di centrale eravamo un po' scoperti, perché il centrale di ruolo avevamo solo Danti, avevamo Tonucci, Cervastrini che può fare anche il centrale, però insomma di ruolo ci sentivamo un po' scoperti, perciò era un obiettivo già prefissato da tempo. Un'altra partita che è andata per le lunghe, perché prima dice non voleva farlo, poi non voleva fare l'aria secca, poi c'è stato da lavorare, è stato bravo qua Cristallini, è riuscito a portarlo con un prestito, con il di riscaccio, perciò era un obiettivo che avevamo da tempo per rafforzare quel parte che secondo noi andava rafforzato. Invece a Raffaele volevo chiedere se ci dice qual è secondo lui la sua qualità migliore, e visto che è ancora abbastanza giovane, dov'è che invece ha dei margini magari di crescita, di miglioramento? Ah, credo che sia soprattutto da migliorare. Devo migliorare, deve essere meno il vento sull'avversario. Posso dire che la mia qualità, il mio pregio è l'anticipo, saltare di testa, le cose principali che un difensore deve fare. Però soprattutto da migliorare, Vicenza mi darà la possibilità quest'anno e soprattutto il mister Maran mi può insegnare molto. L'allenatore che ti ha dato così di più, che ti ha fatto crescere di più come difensore per quelli che hai avuto? Gregucci. La Salerno? Sì. Un'altra connessione con Vicenza, che è stato 4 anni. Non è un segreto, Gregucci diceva spesso che bravo, forte, lucida molto bene. Ha avuto che ancora bambino. Esordito. Sì, esordito a 18 anni a Salerno. Proviamo anche forte che ci sono scherzi di anni. Va bene. Grazie.